Galattici amici, ma soprattutto galattiche amiche. Siamo modellisti galattici, sempre qui con te. Buongiorno a tutti quanti. Bentrovato, siamo venuti a trovare il nostro azionista di maggioranza per quanto riguarda ovviamente la Tana dell'Elfo. Ciao Fabio, come stai? Buongiorno, ma sta andando bene ed è solo il primo giorno e domani ci sarà il pienone, quindi siamo speranzosi anche per i prossimi giorni. Vedo che anche tu sembra che hai dormito tantissimo. Tantissimissimo, no, il giusto. Beh, in realtà appunto ogni volta che c'è una trasferta ci si deve acclimatare, quindi non si dorme tantissimissimo, è il giusto, ci si prova. Su cosa stai lavorando in questo periodo? Con chi collabori? Allora, qui adesso sono in stand con Aristea, stiamo diciamo promuovendo Rain, che è il nuovo gioco di ruolo, per cui diciamo mi dedico interamente all'aspetto della grafica, diciamo il 90% delle illustrazioni al momento sono mie e faccio anche la coordinazione e la direzione artistica. Al momento come altra illustratrice c'è Silvia Pascoletto e come autori ci sono Dario Leccacorvi, che è l'autore della saga del Fratello dell'Abisso, e Andrea Tupac Mollica, che appunto collabora anche lui, oltre ad aver scritto diversi libri game, tra cui Hong Kong Hustle, e il gioco sta prendendo piede. Adesso c'è la quick start gratuita, è provabile, testabile adesso in fiera. Ci sono un sacco di gadget per chi si vuole iscrivere, tra cui le cartoline con i vari personaggi, la mappa del gioco, che sono dei personaggi pregenerati sostanzialmente. Lì c'è una stampa di prova della Quick Start che è scaricabile gratuitamente, poi tra un mesetto dovremmo partire con la campagna di raccolta fondi su Kickstarter. Questa è la scheda del personaggio, grazie mille, che poi siano belle, si spera che siano belle, ma prima di tutto devono essere giocabili. E qui la grossa particolarità di questo gioco è che ci sono tre sentieri in cui si può sviluppare il personaggio, che sono a seconda dei vari sentieri diciamo mistici, perché comunque è un gioco molto esoterico, cioè c'è l'aspetto esoterico è molto importante, e quindi a seconda del sentiero intrapreso, che può essere la luce, la tenebra, l'abisso, c'è uno sviluppo del personaggio differente, che comporta anche visivamente delle carte che vengono utilizzate in gioco, che consentono di avere delle sillabe di potere che permettono di creare delle modifiche della realtà, perché in qualche modo la realtà vera, che non è quella intellegibile, non è quella concreta, ma è quella diciamo ultraterrena, viene man mano svelata, e quindi il personaggio è in grado di modificarla. Quindi ad esempio con simboli e colori diversi sono identificati i vari percorsi, quindi la luce col cerchio oro, l'abisso con l'ottagono rosso, e poi c'è il sentiero della tenebra, che è il triangolo argenteo. Visivamente sono anche presenti in modo tale che possono essere anche elementi di gioco con cui interagire, che arricchiscono anche il tavolo di gioco, che è una cosa a cui pensavamo. E vabbè, la Quick Start è scaricabile gratuitamente, quindi chiunque volesse può dare un'occhiata. Quindi possiamo approfittare di questi giorni di fiera per venire qui a provare ovviamente tutto quanto. Anche perché per chi prova, appunto, ci sono tutti questi gadget in omaggio, quindi mi prenoto, sapevatelo. Anche perché sono presenti qui, chissà se li vedremo ancora, io ho dei dubbi, quindi quindi adesso veloci subito, tutti qui vi voglio. La scuola ha ripreso i corsi? Esatto, a ottobre riprendono i corsi in presenza a Milano, e quindi per chi fosse della zona e volesse imparare a disegnare, vi invito a informarvi presso la Scuola Superiore d'Arte Applicate del Castello Sforzesco, che è un nome lungo, quindi bisogna sciorinarlo. Anche perché le birrette non aiutano. Sì, esatto. Grazie Fabio, e ci vediamo nei prossimi giorni allora. Grazie a voi e ci si vede in fiera. Galattici amici, ma soprattutto galattiche amiche. Siamo modellisti galattici, sempre.